Ora io darò alcune cifre che riguardano sia la superficie dei parchi netti, come qui chiamata, cioè quella perimetrata, sia invece la più ampia superficie dei comuni in qualche modo interessati dai parchi. Ecco, allora la prima cosa che si può notare è che in Italia noi abbiamo una diffusa presenza di parchi sia nazionali che regionali, quelli più importanti, perché si può vedere come l'80% grosso modo delle province ha in qualche misura una presenza di parchi, e questa riguarda il 16,2% dei comuni, e in totale quindi 504 comuni su cui ricadono 23 parchi nazionali e ben 123 parchi regionali. Dal punto di vista della superficie, questo significa circa l'11% della superficie nazionale interessata alla superficie a parco netta, e un bel po' di più da quella invece lorda, cioè che riguarda i comuni che hanno un parco nel loro territorio ma non ne sono completamente coperti. Il riferimento a questa superficie lorda, oltre che per convenienza statistica, si giustifica anche col fatto che si ritiene che, in vista del turismo che dobbiamo discutere, la reputazione, l'attrattiva di un'area comunale è determinata dalla presenza dei parchi, anche se non tutto il territorio comunale è interessato dal parco. Per esempio potremmo pensare a Pisa con San Rossore, no? Ora, è anche giusto, è anche opportuno, è anche opportuno far vedere come i parchi si intersecano con la vita di tutti i giorni della popolazione residente, e da questo punto di vista si può vedere che una proporzione minore di quella della superficie, quindi evidentemente si tratta di aree meno popolate della media, è interessata per quanto riguarda l'area netta dalla popolazione residente del nostro paese, mentre siamo vicini alle proporzioni della percentuale di superficie invece per quanto riguarda l'area lorda. Ecco, veniamo ora al turismo. Qui noi possiamo vedere che da queste cifre, se le consideriamo attendibili, il turismo nei parchi non è per niente una cosa da trascurare, nel senso che un quarto, forse un pochino di più, delle presenze turistiche nazionali si svolgerebbe in aree interessate dal parco, in comuni che sono interessati dal parco. Però se scendiamo invece al vero territorio dei parchi, questa proporzione scende al 14%, che però è sempre una buona proporzione e testimonia il fatto che i parchi svolgono una funzione turistica. Ora vedremo se la qualità ci soddisfa, però senz'altro dal punto di vista quantitativo di tutto rispetto nel panorama del turismo in Italia. La spesa media dei turisti dei parchi, l'ho riportata perché esprime un collocamento di questo tipo di turista nel panorama dei comportamenti di spesa del turismo, è stata stimata in 55,60 euro al giorno, e nel complesso, quindi tenuto conto di tutte le presenze, arriva a sviluppare una proporzione del prodotto interno lordo molto modesta, l'1%, ma pur sempre statisticamente rilevabile. Quello appunto che intendevo voler mettere in evidenza è il fatto che già si prospetta il turismo nei parchi come un turismo che è scelto da un segmento della domanda turistica che intende non spendere molto, cioè un turismo economico relativamente a quella che è la spesa media turistica in Italia, che è di 72 euro al giorno. Ecco, cosa fa l'offerta per venire incontro a questa domanda di turismo nei parchi così come si è espressa? Nell'offerta turistica vediamo di nuovo che non è per niente trascurabile la presenza
della ricettività. Mi sono limitato a questo aspetto dei servizi turistici, la ricettività in comuni che sono interessati dai parchi, perché un quarto di questa ricettività sotto forma di posti letto è ascrivibile al settore turismo nei parchi, offerta turistica nei parchi. Per quanto riguarda il netto invece abbiamo che solo il 12,6%, ma di nuovo non del tutto trascurabile. E i parchi regionali sembrano svolgere un ruolo più attivo in questo senso, e ho trovato questo collegato, le fonti di cui mi sono servite richiamano il fatto che spesso i parchi regionali sono costituiti con uno scopo di sviluppo economico del territorio o quantomeno con uno scopo di rivitalizzazione del territorio, per cui è più facile rinvenire, a proposito dei parchi regionali, una funzione turistica più accentuata con un'offerta più elevata che non per quanto riguarda i parchi nazionali, nei quali sembrerebbe poter dire prevalgono altre finalità diverse dal turismo per la loro istituzione, o perlomeno non sono così presenti quelle di sviluppo del territorio. Un problema del turismo è la stagionalità, i parchi non si sottraggono a questo, l'utilizzazione delle risorse turistiche è sempre parziale nel corso dell'anno e da questo punto di vista nella media i parchi sono utilizzati meno che non le strutture ricettive, sempre questa è la limitazione del riferimento del sistema turistico italiano. Però anche qui si può vedere come i parchi regionali svolgono una funzione più positiva, nel senso di una maggiore utilizzazione media nell'anno delle strutture ricettive. E qui c'è un riferimento anche all'aspetto delle presenze ufficiali e presenze non ufficiali. Queste stime, io ora non le ho distinte tra presenze ufficiali e non ufficiali, ma si riferiscono nel complesso a tutte. Chiunque si occupa di presenze turistiche sente il peso della non rappresentatività delle presenze ufficiali, cioè quelle nel settore alberghiero e alcune del settore transalberghiero, per cui si fanno sempre delle stime, e qui purtroppo la precisione non è diciamo generale, delle stime di quelle che sono le presenze non ufficiali, cioè in seconde case, in bed and breakfast che non registrano, insomma in genere, però il fatto del nero è un pochino non è così importante come si può pensare, mentre invece è importante il fatto che molto turismo si svolge o per seconde case in proprietà oppure per case in affitto, case vacanze, no? Ecco, pensate che ci sono delle cifre per la nostra regione a seconda dei territori in cui il turismo non ufficiale copre il 92-95% delle presenze, quindi ha una rilevanza notevole dal punto di vista del numero delle presenze, dal punto di vista della spesa un po' meno. Ora nei parchi, non dice che i risultati di presenza media nell'anno e quindi grado di utilizzazione delle strutture mostra risultati migliori se guardiamo le presenze ufficiali. Che significa questo? Che la strutturazione dell'offerta ricettiva dei parchi è migliore di quella della media nazionale, cioè c'è più turismo in case di vacanza, che non è considerato un turismo di qualità, un turismo di spesa, un turismo di attivazione economica. C'è più turismo in seconde case nella media nazionale che non in questi parchi.